Okay, let's go. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mario Cartero, oggi siamo qui nel quinto episodio della Sky Factory 2. Whoosh, il nostro mob spawner funziona da Dio. Wow, funziona veramente benissimo ragazzi. E ho fatto qui questo coso e per il quale sono anche morto, ma va bene. Voi non guardate, sono morto, infatti vedete che tutta la mia roba se n'è andata, ho dovuto ricavarmi l'achievement book e sì, ho dovuto ricavarmi l'achievement book e mi sono ricraftato gli strumenti, vedete che l'ascia, merlopick, perché si chiamano strumenti merlopick, ad ogni modo l'ascia non è upgradata perché non ho avuto voglia, invece il piccone sono stato lì un anno e mezzo ad upgradarmelo. Allora, cose da fare oggi. Allora, intanto vi faccio vedere che ho fatto lì sotto appunto l'area di... Vabbè, non si può più cambiare, peccato, tu sarai merlopick. Se ti cambierò, ti farò nuova. E sì, ad ogni modo, adesso ero in peaceful per testare un paio di cose nel mondo in single player. Ad ogni modo, questa cosa possiamo vedere, magari non mettiamo su hard, mettiamo su easy per intanto, per dimostrare. Ho messo questo che è come un hopper con degli speed upgrade e dei world interaction upgrade. Gli speed upgrade hanno prosciugato la mia redstone, non sapete neanche di quanto. E poi qui arrivano cioni di barili, abbiamo uno stack di enderpearl. Arrivano cioni di barili, devo fare qualcosa per i ragni, però vabbè. E poi qui arrivano, ci abbiamo tutte queste loot bag da aprire. Abbiamo una legendary loot bag, per esempio, vediamo cosa contiene. Empty Lops, Secret Rubber Sub. Ok, nulla di eccitante. Questi non li pianteremo. Ah, e sì, ho il magnete della Not Another Items on, per sempre test. Qui abbiamo la spada, un diviso e un sigil, buono, ne avevamo già un altro. Ok. E sì, potete vedere che in queste borsette, per esempio, ho trovato una Builder's Wand, che è utilissima. Una staffa da traveling, che è a scarica, quindi non possiamo usarla. E The Ender, che è una spada abbastanza buona. E sì, poi abbiamo questa rara loot bag, vediamo. E, oh, armatura. E un libro con sharpness 3, protection 3. Direi che è abbastanza buono. E, ok. E poi abbiamo insomma tutte queste loot bag da aprire. Questa qual è? Una legendary? Armatura per cavalli e rubber sapling. Ok, comunque, ad ogni modo, cos'è questa? Una bacon bag. Bacon. Ecco, uno dei problemi che stavo per dirvi, che è un problema che stiamo avendo, è quello che non abbiamo cibo, ragazzi, perché non possiamo andare avanti a mille. Ad ogni modo, gli Enderman qui cadono e si danneggiano e... non muoiono perché hanno più vita. E quello che sto facendo io adesso è non alzare il mob spawner. Cioè, ho fatto il mob spawner alto 3 per far spawnare gli enderman apposta. Uccidermi con The Ender che aumenta il drop dell'ender pearl e gli fa anche più danno. Non lo so se gli fa più danno. E prendere tutte le ender pearl che mi serviranno. E quando ne avrò abbastanza, e riabbassare il mob spawner per non far più spawnare degli enderman. Perché le ender pearl sono fondamentali con la ender IO. Quindi, quello che volevo fare oggi era una farm di qualcosa, perché abbiamo veramente bisogno di cibo. E sì, null'altro. Potremmo piantare degli alberelli. Per un attimo ho pensato che non ne avessimo più, lì c'è una strega. Ok, tu devi morire, non avvelenarmi. Oh, ho preso un witch hat. Yeah. Non serve a niente, credo. Però è figo. Allora. Abbiamo una loot bag azzurrina. Non devo perdermi a fare queste cose, perché... E, oh, abbiamo un fungo di pattern e aro. Ok! Non devo perdermi a fare queste cose. E non devo neanche rimanere a mezzo cuore. Ti prego. Redek! Cioè, non ci credo. Ho appena rotto la mia tomba, è caduto il piccone che ero stato secoli a... upgradare. A questo punto ultimo anche questa. Mi rifarò un nuovo set di strumenti a breve. Anzi, direi che li rifacciamo subito. Li facciamo insieme, proprio giusto per fare qualcosa. Allora, li farei di flint. E dammi un po' di flint e di cobblestone, che dovrei avere sempre nell'inventario. No, perché sono morto. E vi faccio vedere anche un buon sistema per upgradarli. Boom, boom, bitch. La cosa importante sarà non perdere di ender, perché veramente di ender è importante per la nostra salute. E allora facciamo un axe head di flint, facciamo una pickaxe head di flint, e non di cobblestone ma di flint. E tutto il resto lo facciamo di cobblestone, quindi facciamo due tool rod di cobblestone. Dire la verità, me ne basta solo una.
E un tool binding, se potessi lo farei di ossidiana, ma visto che non potessi, non saprei di cosa farlo. Sì, so come parlare in italiano, tranquilli. E di ossa? Si può? No. Aspetta, voglio vedere una cosa. L'ossa ha la speed di mining per 3, la flint 4. Ok, no, è meglio. E ok, di cosa posso farlo? Beh, di cobblestone si frutta. Ok. Quindi, no, tu dammi questo. Assembliamo il nostro piccone, la nostra ascia. Quindi, piccone. What? Ok, lo chiamiamo Merlopic. Boom. E la nostra ascia. Boom. 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 Lo chiamiamo Merlo Axe. Perfetto. E poi vorrei fare un mattock. Possiamo fare un mattock? Sì. Quindi serviamo un'ascia e una pala. Che è uno strumento nuovo per noi. Quindi mi servirà un axe ed è un pala head. Insomma. Quindi mi servirà un pala head pattern. Poi metterlo qui dentro. Adesso vi faccio vedere a cosa serve. Ok, quindi assembliamo il nostro mattock perché abbiamo cazzeggiato anche troppo in questo episodio. E lo chiamiamo Merlo Toc. Merlo Toc, motherfucker. E allora rimettiamoci questo perché sono morto di nuovo per colpa delle streghe. Adesso dovrei aver risolto il problema. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E questi rimangono qui. Tra il resto comunque volevo far vedere e devo andare a pulire lì sotto. Forse riesco a prenderle anche da qua. L'importante è che non mi avveleno. Ecco, bravi. Uccidetemi a vicenda. Mi sembra una buonissima idea. Cioè, sì. Ho un'idea geniale per toglierle. Molto bene, le ho tolte. Sono stato bravissimo a toglierle. Grazie, non serviva. Ok. Allora, riappoggiamo tutti i mob drop che mi sono preso per sbaglio. Abbiamo dell'epic loot bag, un'altra bacon loot bag, delle legendary loot bag, tutte queste loot bag. Apriamole tutte velocemente. Qui abbiamo del cibo. Qui abbiamo una golden apple che potrebbe servirci del quarzo. Qui abbiamo un tizio di diamanti quarzo. E questi. E il resto che non mi serve lo butterò via principalmente. Altri diamanti, un'altra sella, il quarzo, una mappa. Credo che non abbiamo aperto queste. Vision Sigil. Testa, no, queste le abbiamo aperte. Non abbiamo aperto queste due allora. Oh, cosa? Oh, Ender Lily Seed, molto bene. E nulla di che. Quindi voi potete tutte andarvene a fangulo. Fangulo, 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 fangulo. Molto bene, fangulo. Ok. Very good. Adesso tutti voi dovreste stare qui dentro e non compiere la minghia. Molto bene. Allora, non mangiare la golden apple, mangia questo. Anzi, quasi le metterei a cuocere. Qui avevo cotto dei vermicelli perché stavo per finire il cibo, ma sì. Appunto, il problema di oggi principale sarà il cibo, quindi. Ush. Tra l'altro, guardate quanti materiali ci ha procurato il nostro fantastico sistema automatico qui. È una cosa assurda. Piace tantissimo. Sono più sexy. E hop. Ok, quindi volevo cominciare a costruire la nostra zona farm. E vorrei farla in questa direzione. Perché no? Sì, sembra un buon posto. Quindi andiamola qui. Vorrei vedere innanzitutto la nostra situazione terrosa. Com'è? 19. Male. Male. Ne voglio di più. Quindi quello che farò sarà semplicemente craftare un hopper, ma tanto adesso i materiali li abbiamo, quindi fottetevi tutti. Abbiamo anche. Ah no, ma questo è l'iron ore. Ok, quindi mi serviranno 20, credo. Pezzi di ferro, polverine, che possiamo fare così. E sì, andiamo qui alle fornaci queste. Oh, 8 pezzi di ferro, nulla. E poi una cesta, anzi mi serviranno altri 10 pezzi di ferro, quindi cuociamo voi intanto, quindi dammi un pezzo di carbone. Ops. Intanto vi faccio vedere come si può ampliare i nostri strumenti facilmente con la Builder's Wand che abbiamo trovato. E intanto questi possono benissimo farsi fottere. Grazie. Soprattutto le foglie. Erano quelle che mi interessavano che se ne andassero. Perfect, perfect. Vedete, con la Builder's Wand possiamo far così e ci piazzerà i blocchi istantaneamente. È stata una fortuna trovarla questa, ragazzi. E poi spacchiamoli tutti e ripiazziamo una riga. Perfetto.
È quello che ho fatto, che avevo fatto off camera col piccone che mi è caduto. Quindi sì. E così di nuovo. Boom 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 boom. E ridistruggiamo. Oh, ha finito la durabilità. Povero piccone. Quindi prendiamo della flint. Prendiamone un'oca. Lasciamola qui dentro. Così potremo ripararci il piccone tutte le volte che vorremmo. Boom. E vediamo di fare almeno un livello su questo povero piccone. E we'll be right back. Boom! Abbiamo Diamond! Yes! Questo è buono, questo è molto buono. Abbiamo preso Diamond su questo piccone, ragazzi. Questo è fantastico, anzi. Perché dovrebbe farmelo più veloce e più di 500 durabilità. Oh, che bello! Questo piccone starò attento a non buttarlo nel vuoto. Vediamo la velocità. What? What? Ok, non ho capito cosa sia successo, ma va bene. Ok. La velocità comunque è abbastanza buona sul singolo blocco. Se contiamo che... What? Se contiamo che è un piccone fatto di flint, quindi sì, non è molto buono. Quando avremo il cobalt, lo faremo di cobalt. Ad ogni modo, questo episodio è già stato speso troppo in cazzeggio, quindi spacchiamo questi blocchi e facciamo quello che dovevamo fare. Quindi prendiamo questo ferro. Prendiamo delle cestiche. Facciamo una automatizzazione veramente easy peasy. Facciamo delle chest che non ho fatto perché sono un pirla. E push. Due chest, due hopper. E anche un barrel. Se non ti spiace, però mi serve un'altra cesta ancora. Quindi facciamo così, così, così. Boom, adesso devo fare tutto velocemente perché ho perso un anno di tempo nel catteggiare. Allora, questo barile qua sarà il mio barile automatizzato. Quindi via questa. Giù questo. Via questa. Dammela. E giù. E questa. Perfetto. Dopodiché via questa. Questa è un'automatizzazione really easy, eh. Via questa. Su questo. Via questo per il momento. E voglio via anche te. Scusami, non volevo. Dammelo. Ok. E questo piazzato di così. Quindi proviamo se io faccio così. Ok, perfetto. E poi questo. Poi questa. E infine una chest. Proprio automatizzazione really peasy. Really peasy, va bene. Per la terra. Boom, quindi adesso noi non dovremmo fare altro che prendere i nostri sapling. Teniamone sempre un po' di backup. E metterli qui dentro. Nella chest, però, vabbè. E mi creerà la terra automaticamente. Quindi possiamo prendere la terra che abbiamo già. La terra che abbiamo già. Dove minchia è la terra che abbiamo già? Ah, ce l'ho nell'inventario, perfetto. E metterla qui dentro. E aspettare. Quindi sì. Nel frammente io credo che starò qui a fare un po' di mob AFK. E sì, nulla. Non credo che farò molto altro. Probabilmente giocherò a Far Cry. E sì. Ah, abbiamo un blue slime. Cosa vuoi tu? Come hai fatto a venire fuori? Ah, era il solito bug. Ok. Perfetto, 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 perfetto. Andiamo a vedere quanti mob drop abbiamo. Apriamo un po' di borsette. E yes. Oh, abbiamo già una... Overflow qui, dovevo risolvere diamanti. Stiamo prendendo un bel po' di diamanti da queste cose. Un chestplate. Vai via. Nulla di interessante. Minchia, dobbiamo fare qualcosa per questi ragni. Assolutamente. Ciao. Intanto faremo questo. Ecco, streghe, tirate una pozione di... ma voi non ce l'avete, le pozioni che vi fanno male. E... Sei, Spigrabber! Ok, ragazzi, mentre aspetto, volevo fare una veloce modifica al nostro sistema. Infatti, volevo prendere delle common e uncommon loot bag, che sono quelle che principalmente non caghiamo. E volevo piazzare qui di sotto, basta che scendi, piazzare qui di sotto, per esempio qui così, un trash can. Quindi un cestino con... Allora, intanto buttiamo via tutte queste bags. E dopo mettere un filtro qui. Quindi tutte le nostre borsette common e non uncommon
verranno buttate via. Principalmente è questo il principio. Quindi se adesso prendo tutte queste borsette e faccio e non posso buttarle via lì perché c'è già dentro il filtro, quindi devo semplicemente fare così e così. Sì, boh, non lo so, facciamo una mappa del nostro mondo così a caso. Troppo sexy. Allora, andiamo ad espandere un po' la nostra piattaforma mentre aspettiamo. Badum, fush, 15% di skill, siamo messi a postissimo. Allora, prendiamo la nostra terra che abbiamo per ora. E dove sei? Dammi, grazie. Prendiamo la terra che abbiamo per ora. E delle wood slab e tutte queste cose che ho in più nell'inventario. Voi dovete andare tutte via. Via, via, via. Via, 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 via. Non me ne frega niente di voi. Da dove ho preso queste 8 chest? Non lo so, ma le metto qui. E va bene. Quindi prendiamo le nostre wood slab. Slabbiamole. Boomete. Dopodiché. Ah, questo sarà un episodio extra long, mi sa, perché abbiamo già speso un sacco di tempo parlando di minchiate. E facciamo così, tipo qui. Actually, possiamo metterle anche qui. Quindi voi potete andare via. Tu anche. Soprattutto, tu puoi andare via. Nice. E dopo facciamo 1, 2, 3, 4. No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh sì, giusto, questa è la. Poi 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2, 3, 4, 5, 6. Questa sarà. No, no! Madonna santa, mi sembrava di essere caduto. Questa sarà la nostra prima farm per il momento. Poi ne avremo altre qui a fianco, più grandi, più belle, più sexy, eccetera. Quindi facciamo così. Poi usiamo la nostra fantastica Builder's One, dato che ce l'abbiamo. Boom! E poi mettiamo le slab. Che non abbiamo, quindi non le mettiamo. Dopodiché, qui in mezzo, qui al centro, quindi 1, 2, 3, qui al centro, facciamo un buco, addio, mi dispiace, è stato bello conoscerti. Prenderemo il nostro secchiello, che dovrebbe essere qui, o qui, o qui, o qui. Dove mi chiede il nostro secchiello? Ah, probabilmente l'ho perso quando sono morto, quindi dobbiamo portare un nuovo secchiello. Quindi abbiamo del ferro, sì. Abbiamo del più ferro. Sono sicuro che abbiamo più ferro, perché abbiamo craftato gli hopper. Ok, facciamo più ferro. Ah, comunque, giusto per la cronaca, ho visto che abbiamo abbastanza redstone per sopravvivere per un po'. E quindi ho deciso di cambiare il nostro filtro su sabbia. Quindi ci servirà della sabbia. Quindi abbiamo della sabbia qui dentro. No, tu sei in pausa, non so. Perfetto, allora. Riapriamo per un attimo questo coso. Perfetto, così che tu puoi cominciare a ridarmi le mie cose. Abbiamo della gravel. Perfetto, adesso tu me la trasformi in sand, ti va? E la dai a me. Perfetto, ho il magnete? No. Ok, bravo, dammi la sabbia. E dopodiché prendiamo il nostro filtro qui. Facciamo così e mettiamo solo gravel. Tu potrai portare solo la gravel qui dentro di nuovo. E mentre tu, invece che portare la dust, porterai la sand. Perfect, perfect, perfect. E abbiamo un coso di gravel. Me ne fai uno super veloce? Grazie. Come on, do the gravel for me. No, 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 no. Affancola! Dammi un pezzo di gravel. Ti ho detto di farmi un pezzo di gravel. Lavora, fammi un pezzo di gravel. Ok, e terrei qui dietro questa chest qui, terrei un campione di ognuno per i filtri. Ok, abbiamo un pezzo di dirt, non si sa da dove. Perfetto.
Quindi, adesso io posso riaprire qui, fare, vediamo, così, poi tenere proprio un pezzo di sabbia lì sotto, e stiamo andando a sand, quindi adesso sottaccio rimane a sand, perfetto, morite. Gimme all you pearls! Ok ragazzi, siccome siamo al termine dell'episodio, e voglio finire quella farm prima della fine dell'episodio. Avrete probabilmente un episodio da 30 minuti. Ad ogni modo voglio craftare delle cose. Uso accumulator. Ci servirà un machine frame, quindi ci servirà un tin gear. Quindi non ho la tin. Sì che ho la tin. Perché non mi lasci fare il tin gear? Non lo so, non lo so. Cose strane accadono qui intorno. Boom, tin gear. Dopodiché questo. Ma perché non mi lascia shift cliccare nulla? Vabbè, faremo tutto a mano, quindi così, tin gear, machine frame, dopodiché il secchio sopra, machine frame, questi due, il vetro che sto cuocendo, se non sbaglio, esatto, il vetro che sto cuocendo, e cosa andava qui, un chromatic servo, che è iron, redstone, glass, quindi iron, redstone e glass. Glass me ne servirà uno in più, porca zozza. E andiamo qui. Abbiamo della sabbia? No. E sabbia? Dammi la sabbia, grazie. E qua c'è la sabbia? No, qui c'è carbone. Qua c'è la sabbia. Qua c'è la sabbia. Ma volete. Ecco, tu hai un po' di. E tu devi carire. Ok, va bene. Quanta terra abbiamo qui ancora? No, abbiamo finito i sapling. Perfetto. Sexy. Allora, non perdiamoci in chiacchiere. Dammi il vetro. Stiamo cuocendo qui. Facciamo un pneumatic servo. Quindi facciamo così. Vediamo se mi ricordo ancora la recipe. È un secolo che mi faccio un pneumatic servo. E lo mettiamo perché non servono nulla, principalmente al momento. Mettiamo qui, boom, abbiamo l'acqueso accumulator. Poi voglio uno sprinkler. Sprinkler. Perfetto. L'unica cosa che mi manca è una redstone torch che dovrei poter fare facilmente. E se abbiamo degli stick. Abbiamo degli stick, perfetto. Redstone torch e facciamo uno sprinkler. Oh, come on. Boom. È il contrario? Dimmi di no. Porca troia, non ho abbastanza ferro. Arrivo subito. Ok, ragazzi, ho trovato una loot bag con 4 ferri e siamo a posto. E comunque la cosa del filtro sotto non funziona. Off camera probabilmente guarderò come mai. E puff, boom. Dopodiché ci serve il nostro secchio. Prendiamo. Dammi il ferro. Quindi serve il nostro secchio. Prendiamo un po' di acqua. La mettiamo. What? Enderman di merda. Non mi era venuto in mente. So. Allora, prendiamo un blocco a casissima. Non ne ho. Perfetto. Ok, dopodiché piazziamo. Ops. Dopodiché piazziamo l'acqueous accumulator qui. E no. So, ho sbagliato. E questo comunque dovrebbe accumulare acqua. Se io piazzo lo sprinkler qui, funziona? No, sì, funziona. Funziona. Se io per esempio adesso ascio l'ascia qui, cioè. E zappo, funziona? Sì, funziona. Ok, allora possiamo tenerlo benissimo anche lì. Quindi questo ci funzionerà come fonte d'acqua e in più potremmo anche. E cioè funzionerà da irrigatore, quindi velocizzerà la cosa. Ora io farò le ultime due terre che ci rimangono. Probabilmente le farò con i silkworm o con la. Ah, giustamente. Ora che abbiamo un mob spawner, io posso semplicemente. Ehi! Posso semplicemente andare qui sotto. Perfetto. Prendere un po' di stack di cotton flash. Andare qui dentro. Cioè, non qui dentro, vabbè. Perché la terra si può fare anche con la cotton flash, quindi io basta che faccio così. Possiamo vedere le nostre cose, la nostra terra riempirsi è potente. Quindi off camera io finirò questa farm. Nel prossimo episodio metteremo i semi e. E
Io spero che questo episodio della Sky Factory vi sia piaciuto. È stato principalmente un episodio di cazzeggio. Ad ogni modo, abbiamo cominciato a creare la nostra farm. E abbiamo visto il sistema di collezionamento di roba del Monsoon. E in più abbiamo switchato a sabbia. Quindi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi rimando nel prossimo video che caricherò. E ciao ragazzi.